Adesso alcuni cenni storici su Nerone, senza entrare troppo nei dettagli. L'imperatore Claudio ebbe una serie di mogli, l'ultima delle quali fu sua nipote Giulia Agrippina, o Agrippina Minore, pronipote di Augusto e sorella di Caligola, la quale, dopo aver sposato lo zio, gli fece adottare il figlio avuto dal precedente matrimonio, cioè Nerone. Questo perché era una donna molto ambiziosa che mirava all'ascesa al potere di suo figlio. Tuttavia Claudio aveva già un figlio suo, chiamato Britannico, che nominò erede alla pari con Nerone. Per questo Agrippina, d'accordo con i pretoriani, comandati da Afranio Burro, uccise il marito con un piatto di funghi avvelenati e Nerone fu acclamato imperatore dagli stessi pretoriani. L'anno successivo, nel 55, anche Britannico fece la stessa brutta fine del padre, avvelenato. Nerone si ritrovò al potere a soli 17 anni, appoggiato da Afranio Burro e dal filosofo Seneca, di cui parleremo nel videocorso di letteratura latina, che fu suo precettore e consigliere. Inizialmente Nerone dichiarò di voler governare in modo tradizionale, rispettando il Senato e i magistrati, ma durò poco. Già dal 58 iniziò a governare in modo più personale. Agrippina era una figura molto presente e ingombrante nella vita di Nerone. Voleva imporre i suoi voleri come regina madre, e per questo stesso motivo ella si oppose all'ingresso in famiglia di Poppea Sabina, donna nobile, bella e ambiziosa di 27 anni, di cui Nerone si era innamorato, e che per lei era pronta a ripudiare sua moglie Ottavia, figlia di Claudio e della penultima moglie Messalina, che aveva sposato nel 54. Non c'era posto per entrambe le donne, ma Nerone era talmente determinato che arrivò a far uccidere sua madre. Ufficialmente si parlò di suicidio e si disse che Agrippina si era tolta la vita per un fallito tentativo di complotto contro il figlio, ed essendo noti i suoi intrighi la cosa fu credibile. Più tardi morì anche Poppea, che era incinta, pare per un calcio al basso ventre datole da Nerone, molto arrabbiato dopo il litigio. Comunque, tolta di mezzo la madre, Nerone cominciò a sottrarsi anche al controllo di Burro e Seneca. Burro morì nel 62, forse avvelenato, e Seneca si ritirò dalla vita politica. Così, mano a mano, le cose degenerarono. Nerone fece uccidere anche Ottavia, falsamente accusata di adulterio. L'imperatore si stava ormai alienando le simpatie di tutti. Conduceva una vita di eccessi, voleva trasmettere l'immagine del monarca divino, grazie anche alla sua grande passione per la poesia e la musica, che lo portarono ad esibirsi in pubblico cercando di diffondere un'atmosfera di gusti ellenizzanti propizia alle sue pretese di assolutismo. Per questo, quando nel luglio del 64 d.C. scoppiò un incendio accidentale a Roma, Nerone fu sospettato come colpevole. Lo si accusò anche in seguito di averlo fatto appiccare per aver mano libera nei suoi progetti edilizi. L'incendio, cominciato al Circo Massimo, fu devastante. Durò 10 giorni dal 19 al 28 luglio e delle 14 regioni in cui abbiamo visto che Augusto divise la città, 3 furono completamente rase al suolo, 7 ridotte in rovina e solo 4 si salvarono. Purtroppo fu complice il fatto che molte abitazioni o botteghe erano anche di legno. Per togliersi dai guai, Nerone addossò la responsabilità ai cristiani, dando vita alla loro prima persecuzione. Ai romani, politeisti, la religione cristiana era incomprensibile, gli sembrava un male e una superstizione. Quindi Nerone sfruttò comunque l'ostilità dell'opinione pubblica. Quello che Nerone fece ai cristiani ce lo racconta lo scrittore storico Tacito. Ci dice che l'imperatore fece arrestare coloro che confessarono di essere cristiani e poi mise a disposizione i suoi giardini per organizzare corse di cavalli a cui lui stesso prese parte vestito da auriga e macabri giochi per immolare una gran moltitudine di cristiani, colpevoli non tanto per l'incendio quanto di odio contro l'umanità. Alcuni vennero crocefissi, altri fatti mordere dai cani, altri vennero bruciati perché illuminassero la notte come torce. Insomma, il trionfo della crudeltà, tanto che lo stesso Tacito alla fine ci dice che benché la colpa dei cristiani meritasse un'esemplare punizione, il popolo, vedendo tutto ciò, alla fine si mosse a compassione, poiché sembrò che essi venissero immolati non tanto per il pubblico bene, ma perché avesse sfogo la crudeltà di uno solo. Durante la persecuzione neroniana subirono il martirio i santi apostoli Pietro e Paolo. La ricostruzione di Roma fu grandiosa e un'area vastissima venne occupata da Nerone per la sua fastosa residenza, la Domus Aurea, di cui ci occuperemo fra poco. L'anno successivo venne sventata la congiura ordita da Calpurnio Pisone, un autorevole senatore. Fu repressa con un'ondata di condanne a morte e suicidi forzati.
Fu implicato lo stesso Seneca, che fu costretto al suicidio assieme al nipote, lo scrittore Lucano, e così morì anche lo scrittore Petronio. Tra il 66 e il 67 Nerone fece un viaggio in Grecia, dove partecipò ai giochi istmici e a varie gare, e concesse demagogicamente l'esenzione fiscale ai cittadini della provincia della Caia, passando il provvedimento come un rinnovo della libertà greca concessa da Flaminino nel 196 a.C. Questa concessione fece aumentare il malcontento nelle altre province, costrette a pagare per i fasti della corte, e scoppiarono vari moti di ribellione. Alla fine si ribellarono anche i pretoriani, che acclamarono imperatore il vecchio ma autorevole Galba, governatore della Spagna Terraconense. A Nerone non restò che uccidersi. Il Senato consentì una cerimonia funebre privata ma sontuosa e venne sepolto nel mausoleo dei Domizi, vicino l'attuale Piazza del Popolo, in un sarcofago di porfido.